Chi attacca la scelta di Napolitano di incontrare Berlusconi definendola una cosa vergognosa per tutti gli italiani è Beppe Grillo, un condannato in via definitiva scelto e ottenuto di incontrare il capo dello Stato. O che messaggio viene dato al Paese? Si chiede il leader del Movimento 5 Stelle, che poi però parla anche delle elezioni europee. Proprio in questi giorni sono in corso le votazioni online per scegliere i candidati e annuncia che se non le vincerà si farà da parte. Sentiamo Elisabetta Margonari. Vinceremo noi, non abbiate dubbi, e poi le macerie ce le prenderemo noi. Grillo ne è così sicuro che promette, se non va così mi ritiro. Lo dice visitando Pompei, metafora del paese, e guarda alle europee, punta a conquistare quegli italiani che vanno fino al seggio per votare scheda bianca o annullarla. Stima siano 2 milioni di persone. La sua tournée che si mescola con la campagna elettorale, sono comizi a pagamento e allora nei teatri facevo comizi anche prima. È una forma di finanziamento. Torna a prendersela col capo dello Stato. Su Facebook scrive: ieri sera in gran segreto Napolitano ha fatto una cosa vergognosa per tutti gli italiani. Ci clicchi sopra e finisci sul suo blog, dove appare Berlusconi, anche se si parla di secessionisti veneti. Un condannato in via definitiva ha chiesto e ottenuto di essere ricevuto dal Presidente della Repubblica. Tattica di attacco, come Casaleggio, che se la prende invece coi professionisti del fango, preventivamente, perché dice di sapere che a breve verranno diffusi dossier contro di lui. Timore di ripercussioni, proprio mentre i 5 Stelle stanno scegliendo i candidati per Bruxelles. Oggi la seconda tornata di voto in rete, tra le polemiche. Le polemiche sono il sale della vita del nostro movimento, quindi no, la cosa bellissima invece è che stiamo effettuando da soli, unica forza politica, le primarie per scegliere i candidati che arriveranno nelle istituzioni europee. Nessuno dei partiti lo sta facendo. Dicono che alcuni di loro non sono mai stati visti sul territorio. Questo è il rischio e la bellezza della troppa democrazia, però ovviamente confidiamo che la rete, nella sua saggezza e nella sua conoscenza, scelga con oculatezza le persone che andranno poi dentro le istituzioni europee. Cercate di essere il primo partito, pensate che sia realistico. Sì, assolutamente. Beh, diciamo che anche l'anno scorso siamo state la prima forza politica italiana, eravamo da soli, quindi non abbiamo avuto il premio di maggioranza del Porcellum, però possiamo farcela, anzi ce la faremo sicuramente.